Ciao raga, questa produzione è adatto per le donne, ma solo per le donne. E quindi, let's go! Ciao raga! Ciao ragazze! Ciao, sono io, Andrew Pepe, della Sardegna. Non so se voi ragazze mi seguite, ma sto creando il mio canale, oltre le mie esplorazioni su misteri, anche qualcosa anche per voi, perché io voglio accontentare a tutti, perché sono un ragazzo gentile. Questa produzione è per voi donne, parlo per quelle, per le donne, per le ragazze che non sanno pulire, che non hanno mai pulito e quindi che vogliono imparare, e quindi diciamo che non se l'aspettavano che questa produzione è fatta da un uomo. Gli uomini mai non farebbero un video così, mai farebbero gameplay, farebbero altre cose più maschili, invece io lo faccio. Non so se Gianmarco Zaccato l'abbia fatto un video, perché Gianmarco Zaccato è un tipo come me più o meno, però lui è molto particolare, quel ragazzo è troppo tolgo, e quindi un video così diciamo che lo potrei anche proponere di farlo, che lui c'ha una bellissima casa, perché questa è la casa degli anni 90 o degli anni 80 e quindi non è a livello di lusso. E quindi ragazze vi insegno a pulire il bagno, perché mi ha sempre domandato a mia madre: Andrea, ma come fai a fare il bagno così splendente? Che novità. Io ho una tattica, ragazze. Ho una tattica che mia madre, ecco, qualche volta anche mio fratello, quando si mette a pulire il bagno, esce una cagata. Esce tutto non splendente, pulito, ma non come il mio. E quindi, ragazze, vi faccio vedere questa tattica e se vi piace, provatelo e poi mi dite, scrivetemi nei commenti che pensate. È importante anche questo, iscrivetevi nel mio canale e cliccate la campanellina, perché ho scoperto una cosa: chi non clicca la campanellina, sai cosa significa? Che le persone non si sono iscritte, si sono così iscritte nel mio canale, ma non darà importanza al mio canale, vero? Mannaggia questo YouTube! Ragazze, cliccate la campanella se vi interessa i miei video. Che ragazzi, cominciamo e vi faccio vedere la mia tattica. Se volete approvarlo, questa è la mia tattica, bene, se volete approvarlo, ciao! Deschio! Bene, allora, innanzitutto dobbiamo, ok, tu tendina potresti già andare a quel pezzo, ok, perfetto, andiamo così, perché così abbiamo più luce, siccome il bagno deve essere fatto tutti i giorni, si direbbe, perché il bagno è la stanza più utilizzata di tutti, tipo ad esempio, diciamo, la camera da letto deve essere messa in ordine, però deve essere pulito non so quante volte. Invece il bagno deve essere quasi tutti i giorni pulito, perché ci laviamo tutti i giorni, e facciamo la doccia e sporchiamo, e quindi il bagno diventa zozzo dopo tre giorni. E quindi, allora, innanzitutto dobbiamo togliere la roba qui. Sto già facendo già sciamenza. Va bene, cominciamo. Quindi dobbiamo tutto mettere giù e così cominciamo. Facciamo questo qui. Non so se questo video lo stia guardando le mie cugine. Al minimo stanno pisciando dalle risate. Perché dicendo: brava Andrea! Stai pulendo il bagno tua madre! È il mio dovere. Ai, si allungari. Ok, allora dobbiamo
Misa, questo è il problema di mia madre, che non capisce. Se io le dico, se questo è il reparto per i trucchi, per i rossetti, perché li mette qua dentro? Non capisce mai nulla mia madre. Comunque, adesso andiamo lì, stiamo tutto qui, fino a che sia vuoto, perché dobbiamo pulire tutto, perché ho deciso anche di pulire queste cose, le pianelle dei muri, perché per fortuna noi in questo bagno non abbiamo i muri, abbiamo le pianelle. Andiamo al mare, nel bagno è così. E quindi dobbiamo pulire anche cosa? Le pianelle. Facciamo anche questo qui. Ragazze, guardate, qualunque cosa, perché poi non so come sarà il vostro bagno, uno sarà anche molto più grande. Questa è abbastanza piccolina, è facile da pulire, quindi ci metto, non so, pochi minuti. Cominciamo. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il prodotto che vi posso consigliare, che è molto pulito, quando per voi sali, o qua Teso Cagliaritani. Comprate questa cosa. Questo è bellissimo, è profumata, pulisce perfettamente. Si chiama GIF Duo Spray Attivo con candeggina. E quindi pulirà molto bene. Proviamo. Innanzitutto prima poco poco come funziona. Sì, ok. Allora ecco, c'è la base, quella della schiuma e quella là a liquido. Però noi prendiamo ancora la schiuma. Una scemenza prima dobbiamo pulire il coso, lo straccio è blu, infatti dovete prendere questo tipo di straccio, mai quello asciutto, deve essere questo qua, che dove si possa bagnare, perché questo è per pulire i vetri, che questo è cotone e questo è dove si potrebbe... straccio tipo da lavare, e questo è da vetri. Cominciamo. Scusa, ma che problemi hai? Perché sta uscendo il coso così? Oh! Ah, ecco. Forse questi qua di studio stanno rompendo, fanno lavori e stanno creando problemi alle nostre tubature. Mannaggia voi! Cominciamo, ragazzi, cominciamo. Chi vuole imparare a pulire il bagno? È un dovere da signora, è un dovere da signore. E questo vale anche per voi uomini. Non dovete lasciare che pulisca solamente la donna in casa, anche voi uomini dovete pulire. Perché tanto voi dite, ma io sto lavorando, non ho tempo, e quindi arrivo a stare stanco dal lavoro. Che cosa c'entra? Anche la donna sta lavorando e fare casalinga è un lavoro, è anche faticoso. Ma tanto adesso il governo
vuole dare, vuole mettere una, come posso dire, vuole dire alle donne, alle mamme, ma io non sono una mamma, sono un figlio che sta aiutando la mamma. Quindi ripeto, il governo vuole aiutare le mamme che queste donne, che queste mamme possono guadagnare per quelle che fanno casalinghe. Non mi ricordo chi l'aveva detto, e quindi sono molto contento, ho detto grazie, finalmente l'Italia si potrebbe svegliare. Finalmente così le mamme possono guadagnare tramite anche casalinga. Comprendi? L'ho detto in sardo, comprendi? Significa, avete capito? E quindi... anche questo è un lavoro. Per quello che anche gli uomini devono collaborare, e io lo sto già facendo, tanto non ho un lavoro, non ho niente da fare. Sabato ho fatto una mia introduzione, la mia esplorazione su Monte Urbino. È andata benissimo, perché la grotta non era profonda. Sì, era profonda, però dopo 100 passi ho trovato l'uscita. Ho trovato l'uscita e ho finito la produzione. Qui sono andato a fare una passeggiata sopra la montagna. Una meraviglia, ragazzi. Monte Urbino è l'unica montagna che abbiamo qui a Cagliari, dove la gente può vedere un po' di natura. Perché io, guarda ragazzi, la città mi piace, è bella, ma la odio, perché... Mi state domandando adesso, scusa, hai detto, a te ti piace la città però la odi. È un modo di dire, fa capire, a me piace più la natura che la città. Se fosse stata così, la città sarebbe stato bellissimo, però c'è una cosa. A me piace che la città fosse in mezzo alla natura. Però c'è una cosa, l'uomo alla natura la distrugge con l'inquinamento, e quindi sono contento che la natura è separata dalla città che abbiamo qui. Certo, delle cose importanti, perché la città ci dà sempre un po' anche di ossigeno. Abbiamo gli alberi, abbiamo i parchi, abbiamo le fiori, abbiamo un sacco di alberi, molti alberi abbiamo, e quindi quelli danno ossigeno. E un giorno la Letizia stava tagliando gli alberi, ma come cavolo si permette? Come si permettono vandali? Che la natura fa il suo dovere. Se vede che l'albero sta crescendo molto, col tempo si staccano i rami. Perché guarda, noi siamo come la natura. Sbagliate, gli alberi sì. È come un essere umano. Dopo un po' le foglie si cadono, come i nostri capelli. Quando crescono, noi
ricarichiamo. Loro certo si tagliano se stessi, si staccano e cadono i loro capelli, i loro foglie, e quindi noi ce li tagliamo. Invece no, devono, ho capito, devono staccare gli alberi, perché così muoiono e quindi non abbiamo più alberi e non sporchiamo per terra di foglie. Sì, però troviamo cagate assurdo, caca di cane e gatto, tutta plastica, le cicche e soprattutto bottiglie, e quindi sporcano. Invece la natura non sporca, è cosa naturale. Allora ragazzi, state guardando? Anche questo è importante lavare, eh? Anche questo è importante lavare, perché mia zia mi ha sempre insegnato, da quando ero piccolo, mi ha sempre insegnato. Allora Andrea, quando lavi non devi lasciare niente, niente libero. Ha sbagliato. Non devi mai lasciare niente sporco. Devi completare tutto, se no è come non hai lavato niente. E c'ho ragione. E quindi dobbiamo completare. Ma tanto guarda, la so già, non mi ricordo il nome, però mi hanno detto che su YouTube ci sono quelli che quelli invidiosi, quelli che si divertono a mettere non mi piace perché è il loro dovere, è il loro personaggio di YouTube, e quindi lo fanno perché si divertono. Tranquilli, questo non fatelo mai, ragazzi, la vedete? Questa è la luce, però questa luce è fulminata e quindi è staccata la corrente. Dovete sempre staccare la corrente quando volete passare questo straccio umido. Mai con la corrente accesa, se no, sai cosa succede? Crepate. Staccate sempre la corrente. Già ne sto sentendo io nei giornali. Una casa ha preso fuoco perché c'è stato un cortocircuito. Perfetto. Guardate bene bene adesso, Adesso vi segno la tattica. Vedete, in questo momento il bagno, guardate, ve lo faccio vedere, è tutto, come posso dire, tutto lucido, vero? Ma non è ancora finito, perché adesso io vi faccio vedere una tattica che uso io. Aspetta che qui il cavalletto si sta... i piedi si sta passando, perfetto. Adesso io, sai cosa faccio? Faccio qua così. Vedete questo straccio? Dovete fare così, dovete passare lo straccio attorno a questo, perché in verità le mamme lasciano asciugare direttamente col tempo, che ci mette ore, è come la vinterra
lasci che l'aria faccia asciugare per terra? Invece no, aiutati con te stesso. Fai così. Dappertutto. Mi ammale questa tattica, non la usa mai. Perché lascia tranquillamente che lo faccia l'aria. Ma l'aria può fare il suo dovere, ma non fa splendere le cose. Devi farlo tu. Devi fare tu. E poi questo asciugamano è sporco, è da lavare. È da lavare, ragazzi, e quindi si può utilizzarlo. Certo, non dovete mai utilizzare lo straccio quello pulito, solamente quello sporco, perché tanto questo è da portare via, è da lavare. Poi un'altra cosa, adesso questo è pulito, ma non è ancora il massimo. Dobbiamo utilizzare questo, si chiama multiuso per vetri e specchi. Questo serve per gli specchi e per i vetri, ma io lo utilizzo anche per il metallo. E vedrai come diventa. Comincia a pulire, pulito e splendente. Vedi? Ci sono questo. Prima per farlo vedere, lo faccio vedere alla fine, perché prima sai cosa faccio? Per dare il capo, vediamo anche questo. Ok, guardate ragazzi, vuol dire ragazze, guardate, è lucidissimo,
Guardate, guarda, mi vede anche la mia mano, guarda. Lucidissimo. Avete visto? Anche il mio vetro è lucido, lucido. Non si vede nemmeno un briciolo di sporco. E questa è la mia tattica che utilizzo sempre e mia madre rimane a bocca aperta. Però adesso dobbiamo completare un'altra cosa. Dobbiamo mettere tutto in ordine. E qui finisce la mia... Ah no, ma che sto dicendo? Dobbiamo pulire adesso le pianelle. Le pianelle dobbiamo pulire. Capito? Quindi ragazzi, adesso mettiamo in ordine e poi puliamo le pianelle. Vai, let's go. E voilà, fatto. Guardate, tutto messo in ordine e tutto pulito. Fate vedere bene bene adesso com'è? Guardate. Tutto pulito, tutto messo in ordine. Tutto splendido. Neanche una traccia. Una traccia. È bellissimo. Adesso puliamo le pianelle del muro. Vai. Eccoci qua. È in questo momento. Vai. Let's go. Allora. Queste pianelle sono sporchissime. Quasi tutto il mondo è questo. E ce l'ho qui. Il mio cellulare lo abbiamo qui. Voi vedete bene, ragazzi. Voglio dire, ragazze. Vedete bene. Vedete? Sì, vedete bene. Aspetta poco, poco più giù. Perfetto, sì. Perfetto, ok. Allora, dobbiamo pulire questo. Bel casino, eh? No, 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 anche questo. Questo è un dovere. Questo è un piccolo tocco per farvi vedere come si fa, però dai, può andare, dai, non è male. Infatti facciamo una cosa, velocizziamo il video, vai, let's go!
tutte in ragazza. Io vi saluto. Quale saluto? Questa persona è anche per la donna, per le ragazze. Grazie. Io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bellissimo like. Iscrivetevi al canale. Per la vostra attività di salute. Per questo video vi saluto. Un bacione, si di bene. E infatti voglio salutare a Giulia Trusiano. Ciao Giulia. Anche gli uomini sanno pulire, non solamente le donne, anche gli uomini. E fai vedere questo video al tuo ragazzo e di sapere pulire anche lui in casa tua, ok? Ciao Giulia, un bacione. Giulia, alla prossima produzione, se mi stai guardando, un saluto a tutti voi ragazze e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, e let's go.